Massimo Mazzei è il referente dell'operazione Spiagge più sicure condotta dalla Croce Rossa lungo il litorale di Levante di Ostia. Qual è il bilancio alla fine della stagione? Beh, il bilancio di questa stagione sono stati 43 interventi, diciamo, qualificati come tre rossi, una quindicina di gialli, però da 3 stagioni che ne stiamo facendo, diciamo che siamo arrivati a una cifra abbastanza considerevole, sono 115 interventi, di cui alcuni anche abbastanza seri, però sono state 115 volte che non abbiamo, diciamo, chiamato l'ambulanza, solo in casi, di rossi, diciamo. Ecco, le modalità di attività sono semplici, praticamente voi pattugliate con le biciclette il lungomare. Sì, abbiamo 2 biciclette, la squadra è composta da 2 operatori, che siamo 4 operatori durante il giorno perché ci alterniamo tra la mattina e il pomeriggio, essendo l'orario dalle 9 della mattina fino alle 19, quindi tutto l'orario di apertura degli stabilimenti. Sì, diciamo è composta da una squadra di 2 operatori, con biciclette attrezzate, con defibrillatore, tutto il materiale per la rianimazione. Per eventuali arresti cardiaci e cose serie, anche comunque sul primo soccorso, tutto il necessario per stabilizzare una persona. Michele De Fazio è il promotore, l'iniziatore di questa attività. Qual è il bilancio e quali sono le novità in itinere? Allora, il bilancio è sostanzialmente positivo alla conclusione della terza stagione. Per la stagione 2020 abbiamo contattato un grosso sponsor che è disposto a finanziarci le magliette, e nuovi mezzi e soprattutto coprire il costo economico del servizio. Ma il sogno che ho è prolungare il servizio dalla Marinella fino al porto, quindi coinvolgere tutti quanti gli stabilimenti balneari di Ostia. Ecco, gli stabilimenti balneari si distinguono in questo caso per un servizio di finalità sociale. Assolutamente sì. E oltretutto siamo divisi in varie associazioni sindacali che però già in questo primo progetto spot che è durato 3 anni, tutte e 3 le associazioni erano coinvolte e hanno aderito col massimo dell'entusiasmo.